L'arte e la passione spesso vanno a braccetto. È quello che succede a Livorno, dove un giovane irpino doc, Luca, mediatore tifosissimo dei lupi, è in possesso di veri capolavori, ovvero l'Avellino versione Subbuteo, l'Avellino di questa stagione, ma anche giocatori storici che hanno fatto appunto la storia dei lupi in Serie A. La passione nasce per il Subbuteo, in particolare il gioco che per noi, insomma, dei miei anni, del 75, poi ci abbiamo giocato un po' tutti negli anni 80, diciamo che i miei coetanei quasi tutti conoscono il Subbuteo, e con il Subbuteo è strettamente legato al mondo del calcio, perché la riproduzione del calcio in miniatura sostanzialmente, quindi ognuno di noi portava sul campo di Subbuteo la propria squadra del cuore. E a Subbuteo si gioca ancora, nonostante, diciamo, siano passati gli anni d'oro, quelli degli anni 80, e ci sono delle realtà in tutto il territorio nazionale. C'è una federazione italiana di calcio da tavolo, dove si gioca anche a livello agonistico, e quindi è naturale che ogni giocatore di Subbuteo colleghi la propria squadra del cuore a questo meraviglioso gioco. E quindi dalla passione per il calcio e per il Subbuteo nascono poi queste squadre personalizzate. E l'artista non sono io, sarei troppo bravo, però è un carissimo amico, se posso farò anche il nome perché è veramente molto bravo, e che mi ha realizzato alcune squadre dell'Avellino. Ne ho circa 7 dell'Avellino, e questa l'ultima proprio quella di questa stagione. Abbiamo visto tra gli altri Tito, Bernardotto, Forte, però tu hai anche una bellissima collezione che è quella dei calciatori storici della Serie A, aggiunti poi a Puleo e Moretti, con le maglie diverse tra l'altro di quelle stagioni. Esatto. Sì, ce l'ho qui, ce la volete vedere? Ce l'ho qui. Come no? Allora, spero che si veda bene. Bellissimo. Ci sono un po' i vari giocatori, quelli che hanno segnato un po' la storia. C'è Juari, che ora vedo se riesco qua, anche il nostro allenatore Vinicio, Tacconi poi. Eccola qui, sì, questa è dipinta a mano, e è la top 11, diciamo. Con questa non ci si gioca, questa è solo da esposizione. Ed è un capolavoro fatto a mano, tra l'altro, da anche lui un appassionato di Subbuteo che dipinge, perché dietro il Subbuteo c'è poi una realtà di artisti ben radicata, e ci sono veramente delle persone bravissime a riprodurre manualmente tutte le maglie. Mentre quella di questa stagione è stata realizzata in decal, quindi praticamente viene disegnata con il PC la divisa, è poi applicata questa pellicola sottilissima, e si riproducono le maglie nei minimi dettagli, ecco, fino anche lo sponsor. Puoi farci i nomi di chi le realizza? Assolutamente. Allora, la squadra di quest'anno l'ha realizzata Pierluigi D'Amico, che realizza squadre in decal meravigliose. Mentre quella dipinta, che è un regalo che mi è stato fatto, Tommaso Manzo l'ha realizzata, e completamente l'ha dipinta a mano. Ecco Luca, tu sei di Avellino ma vivi a Livorno, sì. Però ti devo chiedere, ecco, porti anche a Livorno, insomma, la tua passione per il tuo tifo per l'Avellino, la stai seguendo, immagino, a distanza, con sofferenza, come tutti voi lupi che siete al nord o lontani da Avellino? Sì, purtroppo vabbè, il lavoro mi ha portato qui, ma la passione per i lupi, che è nata da piccolo, insomma, quando mio padre mi ha portato per la prima volta allo stadio a vedere la Serie A, è rimasta, ti si appiccica addosso e non va più via, insomma. E per fortuna, diciamo, che oggi ci sono i mezzi per poterla vedere, nonostante la lontananza. Io la mia bella tessera me la sono fatta, la mia Fidelity.
Niente, sì, abbiamo portato questa la passione per i lupi. Qui a Livorno ci sono altri avellinesi con i quali sono, diciamo, in contatto, tifosissimi dei lupi. Tutto questo non è passato inosservato e ha colpito la società biancoverde. L'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, si è voluto complimentare con Luca facendogli una sorpresa via Skype. Buongiorno. Favoloso, complimenti vivissimi da parte della società. Io sono Grazie. rimasto esterrefatto. Ieri l'ho vista, insomma, sui social, scorrendo su Facebook banalmente. Ho detto: cavolo, ma è davvero qualcosa di fantastico. Soprattutto ho visto la cura del dettaglio, anche le magliette con gli sponsor addirittura. Farli su una, non so quando sono grandi, cioè giocatori del Subbuteo, ma farli su, insomma, dipingerti a mano è un'opera d'arte. Infatti, complimenti vivissimi. Grazie, grazie. Riferirò all'artista, ovviamente. Sì, sono delle piccole opere d'arte, effettivamente, perché sono veramente molto piccoli, una moneta da 1 euro più o meno come dimensione. E niente, io sono contentissimo, insomma, che sia piaciuta anche alla società. E tanto questa, la passione non si ferma mai, anche nel subbuteo. Presidente, Bello, noi bello. dicevamo con Luca, lui vive a Livorno, quindi è un lupo, diciamo, del nord, che però segue l'Avellino da lontano con sofferenza perché non può essere qua con noi. Luca, infatti, noi abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, insomma, di irpini che vivono al nord per vari motivi, insomma, sia per lavoro che per studio. Ed è bello leggere, soprattutto in queste azioni, in tante piccole situazioni, la loro passione, perché magari chi è lontano la dimostra l'affetto per i colori biancoverdi in maniera ancora più forte, perché sente appunto la distanza da casa. Questo del subbuteo che ho visto, insomma, che faremo vedere, insomma, cercare di darvi maggior risalto, è un piccolo gesto, insomma, che spiega bene quella che è la passione. D'altronde la cura del dettaglio è favolosa. Ho visto anche il modello della maglia sul calciatore, cioè sul giocatore del Subbuteo, quindi è Sì, particolare. moltissimo. Poi se avremo l'occasione, spero di portarla dal vivo negli studi, si potrà magari apprezzare ancora meglio la fattura della squadra, perché veramente vista da vicino, certo con un telefono fare le foto non è proprio il massimo, però vi assicuro che è curata nei minimi particolari. Vi segnalo comunque che ad Avellino c'è un club di Subbuteo, l'OSC Irpinia. Che gioca a Subbuteo e pieno di appassionati dell'Avellino Calcio e del Subbuteo. Bello. Ecco, certo, sono gli amici. Ecco Luca, in chiusura, te la senti di fare una promessa? Si può riprodurre anche il presidente? Facciamo un'eccezione? Ma io penso proprio, ma sicuramente si può riprodurre anche il presidente, non è, si può fare di tutto, diciamo. Aspettiamo nei nostri studi, però ci devi portare anche il presidente Giovanni D'Agostino. Immagino che sarà Va bene. contentissimo di riceverlo. Con la miniatura del presidente, d'accordo? Va Sarà bene. fatto. Ci vediamo ad Avellino allora, forza lupi sempre. Sempre forza lupi. Ciao. Arrivederci, grazie. Vabbè.